Ciao. Ravioli. Ravioli al ripieno di pesce. Come passare il tempo? Per il sugo dei nostri tortelli di pesce lo facciamo alle volte. Prepariamo un battuto di aglio, lo facciamo soffriggere. Un po' d'olio. Dopo che l'aglio è un po' soffritto ci si mette le vongole. Si fanno saltare per qualche minuto. Dopo che le vongole sono cotte, hanno fatto la sua acquetta ed è troppo liquido per fare il sugo, ci si aggiunge un pochino di pane grattato che amalgama il brodino. Si distribuirà uniformemente sui ravioli dandogli un sapore notevole. Ovviamente metteteci sale, non ve l'ho detto, ma un po' di sale mettetecelo. Ancora un po' di pan grattato finché non è alla consistenza che vi piace. E questo è il sugo alle vongole pronto per i nostri ravioli. In precedenza ho preparato i ravioli ripieni di pesce con due totani tagliati finemente a quadrelli, non finemente, scusa. L'ho fatto saltare in uno spicchio d'aglio in una teglia con un filo d'olio. Dopo aver cotto un po' i totani, ho buttato 300 g di gamberetti tagliati a gradine. Quelli cuociono velocemente, fatti sfumare con del vino bianco, e a questo punto ho spento il gas e ho aggiunto del pane secco tagliato a cubetti perché il pane serve per asciugare un po' il brodo, perché se no se metti il ripieno troppo lente dentro i ravioli si smonterebbero. Fatto raffreddare questo composto, l'ho messo in una zuppiera, aggiunto un pochino di parmigiano grattato e due uova, amalgamato tutto. Se è ancora un pochino troppo liquido, aggiungete ancora un pochino di pane secco. Fate la sfoglia, fatela riposare la sfoglia, ogni etto di farina, un uovo. La stendete, come vedete nel video, mettete un cucchiaio di impasto dentro un tondo fatto con un bicchiere, lo rigirate a mezzaluna, lo schiacciate con la forchetta ed ecco qua i nostri ravioli ripieni di pesce che andremo a cuocere e condire. Oggi le condiamo con delle vongole, quel sugo avete visto, e possiamo condire anche con dei pomodorini freschi, un sughino primavera fatto con dei sughini pomodorini freschi o a vostro piacere. Anche in bianco sono buoni perché il ripieno è molto gustoso. Ciao a tutti, questo è un tutorial per ingrassare durante il coronavirus.